bene. Sapete come si fa il 7 pluto pippo? Al 7 pluto pippo, come dire, 7 pluto pippo. Dopo il 7 pluto pippo, ogni lupo abbandona il suo sciacallo e va a mettersi in fondo contro il mondo. Ok? Bene, fuori pollici. 7 pluto pippo. Come i sciacalli, pian pianino, vi allargate fino ad arrivare... Sciacalli, fate ancora mezzo passo indietro, mollate le braccia, ancora mezzo passo indietro, ok, ci dovrebbe essere ancora di più. Allora, tu puoi fare in angolo, signore e signori, vi presento Sciacalli. Sono talmente sciacalli, leccapiatti, che corrono in giro dietro a quella bestiaccia zoppa, quel gatto spennacchiato che sciacalli. Gli corrono dietro. Perché gli corrono dietro? Perché sappiamo tutti nella giungla che quel gattaccio randagio si pavoneggia e si crede chissà chi. Chi è più forte di sciacalli? Forza. Chi è più forte di cercare? Fermo. Ecco, e tutto il tempo tutti pavoneggeranno. Chi ha la gamba più pesante, più forte? Chi è la zampa più forte, più grande della giungla? Chi è da seguire? Chi è da rispettare? Altro che la vostra legge. Bravo, stop. Metti fuori. Ogni sciacallo lecca piatti, viscido, va dietro al codazzo della tigre e gli cammina attorno con la classica camminata da sciacallo. E mentre gli sciacalli gli camminano attorno, cantano la tipica canzone che cantano gli sciacalli, e fa così. Quasi un inchino e lo adorano, però poi continuando a camminare, quando gli sono dietro sono talmente codardi questi sciacalli che gli fanno le pernacchie, gli spelletti, ok? Proviamo sciacalli, poi dopo dovrai sciacallare, quindi adesso proviamo sciacalli. Sciacallo così, sciacallo. Quando Achela, in questo caso può farlo la nostra carissima Ia, griderà con voce forte, lupi del nostro, voi risponderete. E correrete, e qui viene la fase difficile. Loro stanno girando, quel gatto di mezzo si sta pavoneggiando. Voi correrete letteralmente all'attacco del vostro tabacchi, del vostro sciacallo, e lo attaccherete con una sola zampata. Facciamo la prova e voi fate tutti gli sciacalli mezzo passo indietro. Così deve essere il cerchio, anche quando girate. Facciamo la prova di come si atterra. Cari fratellini, cari sorellini, vi ricordo che è una danza, quindi non facciamoci. Facciamo bene, attenzione, abbiamo un fatto e una cosa bene. Abbiamo un esperto, facciamo una prova. Quando, scusa, vieni come un tabacchi.
testamento, Luca, siamo una prova? Luca dell'altro? Meglio! Vedete? Lo sciacallo, lo sciacallo non può scappare, ma Lupi! Yo! Lo sciacallo non può scappare. Ovviamente sappiamo che è il lupo da terra che lo ok, avete visto tutti? Al posto. È molto importante farlo bene perché... Dobbiamo farci fare le cose dei genitori che possiamo fare questa data. Si può fare. Alla fine tutti gli sciacalli saranno atterrati dai buchi e resterà in mezzo solo... Non ti sento? Emilio, ora! Chi nella giungla? E all'inizio lui pensava di potersela spassare tranquillamente, perché tanto lui non è stato atterrato. Ma è atterrato qui. Ma è atterrato. Lui non è la giusta, capace di far abbassare lo sguardo alla tigre. Entrerà Mowgli il cucciolo d'uomo, puntando il dito. E se prima Shere Khan si pavoneggiava, pian pianino comincerà a cambiare espressione del volto. Comincerà a cambiare l'espressione del volto e pian pianino si accuccerà dalla paura tremante, non ti vedo chiamare, tremante, giù, più giù. E alla fine, Mowgli metterà su. Dopodiché, ricordo che qua ci sarà tutto uno sfaccello di tabacchi a inseriti, di cui tu dovrai stare attenta come cammini. E ovviamente alla fine poi la danza resta ferma finché Achela non grida di nuovo. Luca del nostro, meglio, e si ricompone il centro. Ok? Va bene? Pronti? Ma quando sono tutti atterrati? Sì. Pronti?